La Regione è pronta ad aiutare i sindaci di Cona, Bagnoli e Agna per alcune difficoltà pratiche dovute alla massiccia presenza di profughi nei loro comuni. Si parla di un contributo per finanziamenti a sistemi di videosorveglianza e di piani per far fronte alle emergenze sanitarie in corso, in particolare nell'ex caserma di Conetta. C'è però una richiesta, sottolinea il governatore al termine di un incontro coi tre sindaci, che questi comuni fanno e che la Regione non ha il potere di esaudire. C'è un blocco totale degli invii su questi territori e soprattutto rivedere i numeri presenti. Ricordiamoci che l'impatto lì del numero di immigrati è pauroso rispetto al numero dei cittadini. La soluzione, secondo Zaia, non è però quella dell'accoglienza diffusa, proposta ma mai effettivamente messa in pratica dalla Prefettura di Venezia. Questo ragionamento funzionerebbe se non fossimo in emergenza. La verità è che trasciniamo da anni questa emergenza e non attendiamo un nuovo progetto ma un nuovo barcone. Non è possibile che da anni ormai si sia solo in attesa della primavera e dei barconi che arrivano. Siamo letteralmente soli, l'Europa non ci ascolta, la vera soluzione è presentare un progetto per i campi di prima accoglienza in Nord Africa e da lì garantire l'accoglienza ai profughi veri, che sono solo un terzo rispetto a quelli che arrivano qui.